to die. Come on, we gonna light up the night. Come on, I wanna dance in the dark. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione di Forum. Oggi abbiamo con noi il signor Luigi. Buongiorno. E la signorina Nina. Buongiorno. Luigi, 40 anni. È il proprietario di due appartamenti. In uno di questi vive lui con la sua famiglia, l'altro l'ha affittato a Nina. Nina, 34 anni, è l'inquilina dell'appartamento di Luigi. Che cosa è successo? Nina vive nell'appartamento del signor Luigi da 3 anni. Ad un certo punto decide di lasciare l'appartamento per trasferirsi in un'altra città. Il signor Luigi scopre che nell'ultimo anno Nina non ha mai pagato le bollette della luce. Ora l'Enel ha mandato una lettera al signor Luigi per farsi pagare i 3.000 euro della luce mai pagati. Sentiamo le ragioni del signor Luigi. Buongiorno, io credo che dovrebbe pagare lei i soldi perché l'ha usata lei l'elettricità e quindi dovrebbe pagarla lei prima di andare via. E anche perché ho una famiglia da mantenere e quindi non ho tanti soldi. Nina invece cosa ci dici? Per me invece deve pagare lui perché è il suo l'appartamento, io l'ho pagato e adesso lui non lavora. Va bene. Ho capito, ma dovresti pagare te, l'hai usato te, anche perché allora se non hai lavoro non hai soldi, perché vai in giro con borse firmate, cose firmate, mentre io sono in giro che non posso tagliarmi i capelli perché sono così povero e tu ti devi in giro con una borsa di Armani e Prada. Va bene, sentiamo ora che cosa ne pensano due appartenenti del pubblico. Becca a favore di Luigi. Brava! Gettone giallo. E Matteo a favore di Nina. Bravo! Gettone rosso. Rebecca, perché secondo te ha ragione il signor Luigi? Per me ha ragione il signor Luigi perché ha dato l'appartamento a Nina e Nina ha usato la corrente e quindi dovrebbe pagare lei. Lui, il signor Luigi ha la sua famiglia, deve sostenerla e deve anche lui pagare la corrente e quindi anche lui spende dei soldi, quindi dovrebbe pagarla a Nina perché se no il signor Luigi non gli rimane più niente. Matteo, invece, perché secondo te ha ragione Nina? Perché l'appartamento del signor Luigi e non è definitivamente di Nina perché l'ha preso in affitto. E poi anche Nina non ha più un lavoro e lo sta cercando, quindi bisogna anche sostenere lei. Ricordiamo gettone giallo per il signor Luigi e gettone rosso per Nina. Inizia ora la votazione del pubblico. Ricordiamo gettone giallo per il signor Luigi e gettone rosso per Nina. Ricordiamo al pubblico votante che si può inserire nella scatoletta un solo gettone giallo signor Luigi e rosso signorina Nina. Siamo ora qui con il giudice Tolotti, buongiorno. Buongiorno. Com'è andata la votazione del pubblico? È andata bene, il signor Luigi ha avuto 6 punti, invece la signorina Nina ha avuto 2 punti, quindi vince il signor Luigi per il pubblico. Secondo me doveva vincere la signora Nina perché l'appartamento è di Luigi, quindi doveva pagare lui. Mettiamo il caso che la signorina Nina fosse scomparsa e doveva pagare lui tutto l'affitto e doveva chiedere una caparra per avere dei soldi in più in caso lei rompesse qualcosa, non pagasse qualcosa, aveva già i soldi di pronti. Grazie giudice Tolotti. Per oggi il forum è finito. Ricordiamo ai telespettatori di seguirci per la prossima puntata, dove avremo come protagonisti Lisa, 23 anni, e Ciao, 19 anni. Seguiteci!
Buongiorno e benvenuti alla seconda edizione di Forum. Oggi abbiamo con noi, ciao, Elisa. Ciao! Lisa, 23 anni, decide di andare da un parrucchiere cinese, ciao, perché costa meno della sua vecchia parrucchiera. Sì, infatti. Ciao, 19 anni, parrucchiere cinese. Da 3 mesi ha aperto un negozio in città. Ha molti clienti perché i suoi prezzi sono molto convenienti. Cos'è successo? Lisa va al negozio di Ciao e decide di fare una tinta per i capelli. Ciao inizia a mettere sui capelli di Lisa una lozione colorata e dice a Lisa che dovrà aspettare 30 minuti prima di poter risciacquare i capelli. Dopo 10 minuti Lisa comincia a sentire un po' di prurito. Dopo 15 minuti sente bruciare. Dopo 20 minuti chiede a Ciao di lavarle i capelli perché la testa le brucia veramente tanto e non ce la fa più. Quando Ciao le lava i capelli si accorge che i capelli di Lisa iniziano a cadere. Lisa allora urla spaventata e scappa via. Ciao deve risarcire Lisa per il danno oppure no? Dal momento che Lisa è scappata via dal negozio senza dire nulla e senza aver pagato. Sentiamo le ragioni di Ciao. Allora, lei è andata via dal negozio senza lamentarsi, non mi ha nemmeno pagato. Inoltre non gli avevo detto di aspettare mezz'ora, ma lei ne ha 20 minuti, dove sopportare. Facciamo finire Ciao. Invece lei ha voluto 20 minuti, io le ho lavato i capelli e questo è il risultato. Lisa? Scusa, mi bruciavano i capelli e mi cadevano. Quindi io non volevo andare a questo stupido. Quando mi taglio i capelli, fa schifo. Ecco, non ti voglio più. Boh. Siamo ora qui con due persone del pubblico. Katia a favore di Ciao, gettone giallo. E Rebecca a favore di Lisa, gettone rosso. Perché Katia, secondo te, ha ragione Ciao? Perché Lisa si è presentata al negozio e non ha aspettato la cifra di numeri che doveva aspettare per risciacquare e non ha potuto fare uno sforzo, perciò mi sembra che abbia ragione Ciao. Rebecca invece secondo te perché ha ragione Lisa? Per me ha ragione Lisa perché Ciao le ha detto di aspettare la cifra per risciacquare i capelli. Gli bruciavano i capelli e quindi ho voluto appunto risciacquarli a 20 minuti e gli sono caduti i capelli e lei naturalmente è scappata perché si era spaventata e quindi ora deve portarla a parrucca perché se no non ha più i capelli, li ha persi tutti perché appunto gli sono caduti. Ricordiamo che per Ciao il gettone di voto è giallo e per Lisa invece è rosso. Inizia ora la votazione del pubblico. Ricordiamo che il gettone giallo è per Ciao, mentre il gettone rosso è per la signorina Lisa. Siamo ora qui con il giudice Arrigoni. Buongiorno. Buongiorno. E il giudice Arrigoni ci darà il responso del voto del pubblico. Allora, abbiamo 6 punti per Ciao e 1 punto per Lisa, per cui vince Ciao. Non è Giulia, io non ho i capelli! Per lei invece, giudice, chi è il vincitore? Doveva vincere sempre Ciao perché Lisa non ha esercito, non ha dato i soldi a Ciao. Per cui è d'accordo questa volta con la decisione del pubblico, giusto? Sì. Ok. Grazie giudice Arrigoni, grazie Ciao, grazie Lisa. Ricordiamo ai nostri telespettatori di rimanere con noi per la prossima puntata di Forum. Grazie. Come on, I wanna dance in the dark. Come on, we gonna light up the night.